Buongiorno tesorine, anzi buon pomeriggio perché sono le 3 del pomeriggio. Io sto aspettando, vedete che Nala accorre appena accendo la videocamera. Stiamo aspettando i miei genitori che sto a morire, che vengono a trovarci. E poi stasera saremo sia io che Fede a cena dalla mia migliore amica. Visto che ordineremo qualcosa fuori, visto che c'è anche Fede, insomma, facciamo qualcosa di carino, abbiamo pensato appunto di vloggare, quindi non so cosa ne uscirà fuori, ma pazienza, perché l'importante è essere se stessi. E niente, quindi ora aspettiamo i miei. Dovrò scendere perché mi hanno portato la mia bicicletta che avevo ancora da loro e sono troppo contenta perché così possiamo andare quest'estate, adesso che finisce la scuola, potremmo andare io e Fede in bici insieme invece che io a piedi e lui in bici, che stargli dietro è un po' più difficile visto che ora è molto bravo ad andare anche da solo. Preferisco appunto avere una bici anch'io visto che ce l'ho. I miei genitori sono andati via e sto pensando a un rossettino da mettere. Non so che rossetto mettere, anche se mi sono già truccata quando stavano arrivando loro, quindi lascio così, un trucco molto semplice. Però come rossettino... Non so quale mettere realmente. Ho messo questa maglia tutta floreale, molto estiva. Stasera sono in crisi da rossetto, vabbè che tanto poi se ne va, però qualcosa lo volevo mettere. Questo è molto carino, molto, è un po' leggero, però guarda che è quasi finito. E qua si è levato il tappo. Questo è bello, però è troppo, vedete, è un po' metallizzato. Mi fa impazzire. O lo mischiamo. Bucci, ragazzi, mischiamolo con un po' di questo. Diventato un fucsia. Già, mi piace di più. Che dite? Orecchini, ecco, di nuovo non ho detto la mia mamma che dimentica sempre qui a casa. Orecchini volevo mettere due. Devo vedere se poi con Avon ci sono, ma sicuramente perché le ho viste, perché ho perso l'altra perla così. A me piacciono un sacco come mi stanno le perle. Solo che non trovo l'altra, quindi nada di nada. Non lo so. Vabbè, metto un punto luce piccolino giusto per renderci più eleganti colore. Ora devo solo trovare l'altra, però cerca, la troveremo prima o poi. È sparita, va bene, comunque un punto luce. Ora trovo anche l'altro. Alla fine ho trovato delle micro perline. Adesso poi guarderò sul catalogo Avon il prossimo ordine, mi prenderò delle perle un po' più grandi perché piccole così non è che mi... cioè la grandezza ideale, ve la faccio vedere, quella che piace a me. Sarebbe questa. Questa per me è la grandezza ideale, non è troppo perché troppo grandi non mi piacciono, ma neanche così microscopiche, ecco. Vabbè, comunque, io e Fede siamo prontissimi, stiamo per partire, andare da Marta e non vediamo l'ora. Alla fine abbiamo deciso che prenderemo il Mac, il McDonald's, tramite Glovo, che è un'applicazione, cioè io e Fede ci divertiamo da morire a ordinare con Glovo perché praticamente hai la mappa, quindi puoi come stalkerare tra virgolette il fattorino. Per chi non conoscesse Glovo, è un'applicazione che ha una serie di fattorini praticamente a cui potete anche spedire lettere, tipo scrivete una lettera e la potete consegnare a lui e lui ve la porta al destinatario, ovviamente in zona. Comunque non troppo lontano perché deve essere una cosa abbastanza... E appunto il McDonald's, e da poco che c'è questo servizio, per la mia zona non c'era, tipo Roma, altre città so che c'è ovunque, qua invece no, meno non nella mia zona. Ed è carinissimo, cioè Fede si diverte da morire perché c'è praticamente questa biciclettina
che tu osservi tutto dove va, quindi vedi quando va a prendere il pacco, cioè la cena o il pranzo che sia, e vedi anche quando te la sta portando a casa, cioè veramente ci divertiamo un sacco e quando vediamo che sta arrivando a casa corriamo dal balcone a vedere la biciclettina con la scatola gialla di Glovo che arriva, veramente carinissimo, un bel servizio. Ed è l'unico servizio che consegna McDonald's, perché direttamente con McDonald's non consegnano in questa zona, quindi l'unica è Glovo. Comunque, mi metto le scarpe e partiamo. Stiamo andando da Marta. Un po' di mal di gola secca. Perché anch'io, perché abbiamo sete, sai amore, non è mal di gola. Perché c'è aria stasera, quindi anch'io mi sento un po'. Sono pronta, imbellettata e aspettiamo la zia. No, però questa serata devi stare sveglia tu. Hai fame tu? Vuoi McDonald's anche tu? Sì, buono il McDonald's. Dai, Tatina, arriva presto! Si sta bene oggi, ragazze. Qua a Torino ieri ha fatto un maxi temporale stanotte. E quindi oggi praticamente sì, c'è il sole, è una bella giornata, ma c'è l'aria pulita, non c'è afa. Invece nei giorni, settimana scorsa c'era un'afa incredibile, quindi proprio annaspavamo tutti qua. Ora si sta da Dio, proprio questa è la temperatura torinese, ci sta. Ok, a dopo. E anche Fedino arriva presto. Mettiti. Stasera giochi con Fedino? Madonna. Che c'è? Sono arrivate. Sono arrivati. Allora, sono arrivata, stiamo facendo il piattino delle salsine, giusto per non regalare al Mac 25 centesimi. Ciao, sarebbero già state 1 euro di salsina. Allora, questa è la posizione perfetta per fare Ok. benvenuti nella mia cucina. Ciao. Dai un calcio al forno. Mamma. Perfetto, andata. Oh, vabbè. Niente, ora attendiamo i simpatici amici Attendiamo il in nostro bicicletta. driver. Stalkeriamolo, tata. Dove Benvenuti nella nostra cucina. Ciao. Ciao. No, ma tu devi vedere la scena che ti ho fatto prima, cioè è perfetta la Infatti posizione di volevo questa girare un cucina. po' per Ah, farla ecco, capire perché se è bello. Comunque qua il nostro amico è ancora fermo al McDonald's. Allora, Controlla. mo vi faccio vedere l'amico del Mac. Eccolo lì che si sposta, ragazze, la biciclettina si sta avvicinando. Lentamente ferma il semaforo adesso al Mac che sta per ritirare le nostre goloserie. E poi diventiamo grassi. Bravo, Fede. Destino. Il bambino più Ecco, realista del web. Non si dovrebbe mai sentire questa frase prima di Un mangiare. True è mio amico. Aspetta, in che ora? estasi su Guarda. Fedino, come potete Pian piano lui notare. che si avvicina. Pian pianino, Robert. Ma Il Fedino la sta coccolando sulla pancia e lei è lì, beata. Guarda come scende. La zia, la zia. È la zia, la zia, non c'è niente da fare, la zia. Vuoi venire qua? Vieni, dai. Allora, Marta è andata a vedere se Robert, perché il fattorino si chiama Robert, è arrivato perché ha fatto un giro dell'oca e non lo so se non trovava. Ok, Ah, è arrivato. aspettate, forse. È arrivato, è arrivato. Sei lì, Fede, sei qui? Sì? Sì, lentissimo, poverino, facciamo un pezzo, Dolcissimo? sì, Ok, no, allora gli mettiamo 5 stelle anche se ha fatto il giro dell'oca, 5 andata. stelle, Robert, perché c'è il bicchiere, vuoi il bicchiere? Allora, portiamo tutto su così. Portiamo tutto su. Wow, Spero che cosa devo sia, portare? ma sembra Salsa? caldo. Allora, facciamo così. Tu Porti quello porta e io porto la questo, dai. salsa, io porto. Aspetta, lo faccio. Ci premuniamo un tavolo il prima Esatto. possibile, Prossimo ecco. in futuro, buonissimo. Buono, buono, buono. Abbiamo Va bene a preso cuore. anche True, apprezzerebbe. Comunque la prossima volta prendiamo un tavolo. Sì. No, ma adesso è in fase di allestimento.
un bel tavolo, perché sennò non si può mangiare. Quella cosa di chi è? Comunque io ho preso il Mac Crispy Bacon. Ho detto giusto? Il Grand Crispy Mac Bacon. Ah, ok, lei anche. Fedino ha preso l'Happy Meal. E poi ovviamente abbiamo preso le patate. Quelle con il cheddar. No, il cheddar. Come si dice? Cheddar. Cheddar. Mmm, che la bontà divina. Sì. Posso avere un altro panino? Scusa? Che cosa? Tu volere assaggiare? Un pezzo molto molto piccolo e minuscolo? Comunque ci sono sti mukbang di gente che mangia. Ci sono ste tipe piccolissime, coreane. Aiuto! Che tipo, oh, ho ordinato dal McDonald's 20 panini. Veramente? Ce li mangiano così, bo. Cioè, in senso... Non è che mi spiace. Come ma fame, poi... cioè anch'io potrei essere in grado. Do un morsino. Non lo so, ha dato un morso che era non mezzo panino. Non lo so. Tu vorrebbe dare un morso al mio. Ho questa bella sensazione. E come cosa ci sta? Sta abbiamo detto la stessa roba. Gemelle del destino. Esatto. No, ci sta tutto. Poi adesso si sta bene. Non c'è più il sole. Comunque, oggi è uscita una serie TV su Netflix che fa il caso nostro. Ritorno non trama. No, non ce l'ho devo fatta. Guardarla. Non ce l'ho fatta vedere. Sorelle? Per caso. Sorelle perfette, mi hai detto. Sorelle perfette. Chi ha messo un goccio d'acqua? Sorpresa sul fatto. Queste qua sono le patatine con bacon e... Cheddar. Che io dico cheddar. Cheddar. Tu hai qua c'è il nostro francese. Pasticcio. Qui c'è tutto. Fedino. E qui c'è Tru Tru. Una Tru triste. Che ancora ci spera. E spera in una patatina, ma no. No. Sì. Ti fa male al pancino. Io posso. Io sì. Tru? Peccato. Due volte. Te la do? Si creano del... No, no, Fedino, no, grazie. Oh, dai. Troppo. Allora, la mia amica è andata a prendere la felpina a Fede. E la palla per trucche, così facciamo giocare. Notare la cover. Io questa cover la voglio assolutamente. Troppo bella. Per andare a prendere una bombone. True. Cosa fai la di quella pa? No, no, ah sì, okay, sì, allora la mollata. Allora sei furbo. Fa finta. Giocherellona stanca. Ma hai finito di giocare? Eh? Hai finito di giocare come una pasa? E ci vogliamo bere un sacco di coccole. È vero? È vero? Tru tri. Ci siamo. Aspetta che le faccio uscire. Vai. Dimmi dove devo. Qui? No, quella lì che mi è scappata secondo me era... Vabbè. Ho preso questa. Tanto vai. Se vomito... No, vai. Per favore. No, non è vomito. True, no. Buona cannella. Cannella. Che non è buonissima. Eppure... no, mi sa, sai tata. Perché il colore... Aspetta. No. Aspetta. Perché cannella è rossa e quella non era. Deve essere salsiccia. No. Aspetta un attimo, Fedino. Eppure era gialla. E giallo c'è limone, una che è simile al giallo e uovo marcio. Non è buonissima, E allora è uovo marcio. Ma le papille interrotte, no? Dopo il vomito. Vabbè. Tocca a te. Ecco. Vado? Vediamo un po' il colore. Vediamo il colore. Ok. Vado. Vai. Com'è?
assaggiare un po'. Pianta? No, da questa parte. Pianta, vero? Che, sì, mi sa che c'è preso. Ma perché l'ho già beccata ieri e... Sì, l'altro giorno, quando era ieri. No! Sai dov'è? Lì, aspetta che le tiro inchina un po'. Esatto. Okay. Vai. Faccela vedere bene bene. Vediamo. Zitto, Fede, non dire niente. Ok, puoi andare, abbiamo visto bene. Aspetta che dobbiamo... Questa è buona. È buona? Mamma mia. Sai che sto collo? Ah, ok. Dillo tu cos'è? Sarebbe di nuovo ciliegia. No? Ma non ciliegia perché ieri l'abbiamo mangiato due. Però è dolce, dolce. No, sì, io ieri l'ho riconosciuta subito. Ma no, anche cannella. Ieri avete fatto il gioco. Cannella. È il colore cannella. No. No? È dolce fruttato. Allora è ciliegia. È fruttatissimo. Perché era un arancione trasparente. Non c'è niente. Era tanto già vuole detto. Giudice qua. Oddio, c'è una roba che vola. Dov'è? Ok, se n'è andata. Ha attraversato. No. Che è questo movimento? No, è stra super dolcina. Poi ciliegia. Intanto tu allora, è svenuta. A meno che il verme di terra non sa curva, perché allora... è svenuta proprio sull'acqua della pianta. Geniale, grande. Mi devo concentrare, voglio proprio questa. Facci vedere. Facci vedere, va bene. Vai. Com'è? Ma scusami un attimo. Com'era? Aspetta, lo trovo. No, raga, brutta. Sembrava bella di vederla così. No. Ah, no, mi sa che hai beccato. E questo? Cos'è secondo te? Bevo marcio. Può essere allora. E questa qui. Eh no, mi sa che non era quella. Non ha beccato quella giusta. No, è una cosa. Fa schifo. Porca trota. Trota per stampini. Fa vedere un attimo. No, fa troppo schifo, raga. Madonna. E questa qui. Cioè, sembra una scorreggia in bocca praticamente. Ha detto finemente. No, pensavamo che avesse preso il limone. In realtà ha preso questo. Cos'è? Eh? Tanto guidaglio. Non avevo capito. A parte la carta lob, che vabbè. E c'era la lampada che bramavo da una vita. Farla vedere. Troppo bella. Ma questa va in soggiorno e deve essere. Siamo... Perché non la facciamo visibile. Vedere di là? Non visibile di più. Questa va in soggiorno. Ta-da! La sto scartando, aspettate, devo capire perché mi sa che ci vanno i forbici. Fede, mi prendi? Continua a girare di là. Ah, ok, fatto, Fede. Ah, ok. È mica tutto facile per avere. È tipo fasciata. Esatto. Che lo stavo facendo io? Poi però ho pensato e ho detto, ma scusa, il regalo è tuo. Divertiti. No, è troppo bella. Però devo comprare delle lampadine che non scaldano, perché questa è provvisoria, perché sento già caldo dentro, non vorrei che si rovinasse. Ma c'era anche un Super Mario che aveva una specie di base che poteva con un telecomando volare. Wow! No, vabbè. Madonna. Dai che ci sei quasi. Esatto. Ultimo! Vai amore, non mollare. Bella, guardate l'accesa, si tira Super Mario. Guardate che bella. Ta-da! Questa qua la metto, no, la devo mettere proprio adesso. Vedi vedere bene Super Mario? Che carino. Oh, è scappato Super Mario. Guardate che bello, è lì che salta proprio, che dai il pugno classico al mattoncino. Cioè, fai vedere il mattoncino. Il classico pugno al mattoncino. Troppo bella, troppo.